Amici sportivi appassionati di pallamano, le immagini vi giungono dalla palestra Caporale Maggiore Palumbo, sesta giornata di ritorno del campionato di massima serie di pallamano femminile. In campo la IOMI PDO Salerno e l'Olimpica d'Orso Buono. Olimpica d'Orso Buono reduce da 3 sconfitte consecutive, ultima in ordine cronologico quella casalinga contro l'Oderzo. IOMI che invece reduce dal successo casalingo della scorsa settimana contro il Brixen. Passiamo ora alla lettura delle formazioni. La IOMI PDO Salerno manda in campo la numero 1 Elisa Ferrari, la numero 2 Rita Trombetta, la numero 3 Carmela Stellato, la numero 4 Ilaria Dalla Costa, la numero 6 Erika De Somma, la numero 9 Antonella Coppola, numero 10 Sulecki Gomez Hernandez, la numero 12 Monica Brussel, la numero 18 Pina Napoletano, la numero 23 Giulia Antonia Fabbo, la numero 24 Siria Lauretti Matos, la numero 25 Laura Casale, la numero 32 Martina De Ceucis, la numero 33 Valentina Landri, il tecnico è il signor Neven Rupez. D'Orso Buono risponde con la numero 1 Giorgia Moretti, numero 3 Erika Losco, numero 5 il capitano Alice Biondani, numero 10 Alessia De Marchi, numero 11 Lisa Rizzardi, numero 17 Laura Zanette, numero 18 Irene Stefanelli, numero 20 Elisa Ampezzan, numero 26 Francesca Luchin, numero 28 Sofia Ghilardi, numero 55 Martina Mazzieri, numero 88 Nicoletta Marcheggiani, il tecnico è il signor Roberto Escanziano Sanchez. La direzione arbitrale è affidata ai signori Bocchieri e Scavone. Tutto è pronto per dare il via a questo match tra la IOMI Salerno e il D'Orso Buono. Match, lo ricordiamo, valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di massima serie di pallamano femminile. Formazione della IOMI Salerno che reduce dal successo casalingo della scorsa settimana qui sempre alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Brixen. D'Orso Buono invece sta vivendo un periodo piuttosto buio, 3 le sconfitte consecutive rimediate dalla formazione allenata da coach Escanziano Sanchez, l'ultima in ordine di tempo risale alla settimana scorsa tra le mura amiche contro la matricola Oderzo trascinata dal campo cannoniere Duran. Tutto è pronto per dare il via al match, primo possesso nelle mani dell'Olimpica d'Orso Buono. Si attende l'ok del tavolo e dei direttori di gara che, lo ricordiamo, sono i signori Bocchieri e Scavone. Tutto è pronto per dare il via al match. Partiti. Possesso D'Orso Buono con Martina Mazzieri, Zanette, Ampezzan, Sofia Ghilardi. Giro palla per le veronesi di coach Escanziano Sanchez. Con Sofia Ghilardi. Ancora Martina Mazzieri per Ghilardi che prova a infilarsi nello spazio. Serve Mazzieri. Poi sull'ala per Ampezzan, la conclusione, Brussel c'è, riparte la IOMI con Gomez, dalla Costa il servizio per Lauretti Matos che si alza e la mette in fondo al sacco, prima rete dell'incontro, la mette a segno Siriel Lauretti Matos, la IOMI sblocca subito il punteggio, 1-0, dall'altra parte ora possesso per il D'Orso Buono, Ampezzan, Ghilardi, giro palla della formazione ospite, servizio per il pivot Erika Lusco, il fallo fischiato dalla coppia arbitrale, 9 metri, ora possesso per il D'Orso Buono, Ghilardi ci prova ma non va, riparte Prusser che lancia dalla Costa, la IOMI si rituffa in avanti, Pina Napoletano sull'ala, la conclusione, il palo le dice di no. Rimessa per D'Orso Buono che riparte con Sofia Ghilardi, poi Martina Mazzieri, Ampezzan, giro palla,
Coran Pezzan, Ghilardi, servizio per ancora Sofia Ghilardi che serve la numero 20 Ampezzan, poi Mazzieri, Zanette, giro palla Ampezzan, prova a infilarsi in un varco che non c'è, ritorna indietro Ghilardi, la conclusione, il palo a dirle di no, riparte l'Iomi con Lauretti Matos, poi Gomez si infila nello spazio, si alza, la conclusione, la rete di Sule Gomez. A 0 e coach Escanziano Sanchez corre subito ai ripari chiamando immediatamente il suo time out, ha visto in difficoltà la sua formazione, il tecnico del Dorso Buono ed è subito corso ai ripari chiamando il time out subito a sua disposizione per parlare un po' con le sue ragazze e mettere un po' a posto gli schemi che in questi primi 3 minuti di gioco non sono piaciuti al tecnico veronese. Parziale 2-0 per l'Iomi in 3 minuti di gioco. Mancano infatti 27 minuti alla fine del primo tempo. Iomi già avanti 2-0. Coach Scanziano Sanchez quindi è corso subito ai ripari, ha chiamato il suo timeout. Ora tutto è pronto, le squadre ritornano sul 40-20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo. Possesso Dorso Buono con Sofia Ghilardi, numero 28, che serve Ampezzan, giro palla, Mazzieri per Zanette. Formazione ospite prova a scardinare la difesa con il giro palla, lo schema. Servizio per Mazzieri che ci prova ma non realizza, riparte l'Iomi con Trombetta che in qualche modo recupera, serve dalla costa per Capitan Coppola, il servizio sull'ala per Lauretti Matos, la conclusione di forza di Siriel Lauretti Matos che mette a segno la rete del 3-0, rete realizzata dalla numero 24 Siriel Lauretti Matos per la formazione di coach Neven Rupez. Dall'altra parte ora ci riprova il Dorso Buono con Zanette, poi Ampezzan nel ruolo di centrale, giro palla, lo schema per Ghilardi marcata e con un fallo fermata da Rita Trombetta, fischio degli arbitri a 9 metri, ancora possesso Dorso Buono con Ghilardi che si alza, prova la conclusione che però termina alta sulla traversa della porta difesa da Monica Prusser. Si riparte, Iomi in possesso con Sule Gomez, poi dalla costa Pina Napoletano, giro palla ora per la Iomi Salerno con Gomez. Ora giro palla, servizio per Gomez che serve Pina Napoletano che si butta nello spazio e realizza la rete numero 4 per l'Iomi. Dall'altra parte c'è il fischio dei direttori di gara per un fallo su Martina Mazzieri e il 9 metri per il Dorso Buono che ricomincia con Sofia Ghilardi. Poi Zanette, ancora Sofia Ghilardi che prova a buttarsi in un varco che non c'è, subisce però fallo, 9 metri, ancora possesso per il Dorso Buono con Ampezzan, Sofia Ghilardi, servizio per Erika Lusco, fermata con un fallo, ancora un fischio dei direttori di gara, Bocchieri e Scavoni, ancora 9 metri e possesso Dorso Buono ancora. La conclusione provata dal Dorso Buono, la respinta in out di Monica Prusser, ancora possesso Dorso Buono con Mazzieri. Poi ancora Mazzieri in possesso, serve Ghilardi che prova a buttarsi nello spazio che però non c'è, ritorna indietro, serve Mazzieri ancora. Poi Ampezzan, il servizio per Zanette sull'ala, passivo, si alza il braccio degli arbitri, il Dorso Buono è sotto passivo, la conclusione del Dorso Buono viene respinta, però ancora possesso Dorso Buono, un fallo 9 metri,
Losco serve Ghilardi, la conclusione, la traversa colpita da Sofia Ghilardi e il cambio di possesso. Riparte la Iomi con Plusser che serve Gomez. Dalla Costa, Lauretti Matos. Ancora Gomez, possesso di palla per la Iomi Salerno. Lauretti Matos, giro palla della Iomi. Gomez vede un varco, ci si butta dentro, poi prova la conclusione che però finisce fuori, ma c'è il fischio della coppia arbitrale. Bocchieri Scavone, 9 metri per la Iomi Salerno. Ancora possesso Iomi con Dalla Costa. Gomez, giro palla. Lo schema della formazione salernitana. Ancora Gomez, Dalla Costa. Pina Napoletano sull'ala, si butta nello spazio, il fallo, il 9 metri. Passivo anche per la Iomi, si alza nuovamente il braccio della coppia arbitrale. Lauretti Matos prova la conclusione, che però viene murata in out, quindi rimessa ancora per la Iomi Salerno. Pina Napoletano dall'ala, la conclusione, la rete di Pina Napoletano. 5-0 dopo 8 minuti di gioco in questo primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra la Iomi e il Dossobuono. Tanto c'è stato anche il cambio tra i pali del Dossobuono, fuori Luchin, dentro Giorgia Moretti, con il Dossobuono che ora ci prova con Sofia Ghilardi. Plusser però ancora para e fa ripartire Coppola in contropiede, il suo lancio però è troppo lungo, capitano non riesce ad agganciare la sfera e quindi palla persa. Riparte il Dossobuono con la numero 11 Lisa Rizzardi, poi Sofia Ghilardi, giro palla ora della formazione ospite del Dossobuono. Mazzieri, ancora giro palla per Dossobuono che ci prova ora con Ghilardi, che prova a servire Zanette che però subisce fallo, quindi fischio della coppia arbitrale, 9 metri, ancora possesso Dossobuono con Ampezzan, maglia numero 20 che serve Sofia Ghilardi. Ancora poi Ampezzan si butta nello spazio, sbaglia il servizio per la compagna, riparte quindi la Iomi con Plusser che serve Gomez. Poi il servizio per Dalla Costa che si butta nello spazio, serve Capitan Coppola che non sbaglia e la mette anche lei in fondo al sacco per la rete numero 6 della formazione salernitana della Iomi. 6-0 dopo 9 minuti di gioco in questo primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra la Iomi Salerno e il Dossobuono. Formazione veronese che ora è in attacco con Ampezzan. Servizio sull'ala per Erika Losco, poi ancora giro palla, Ghilardi si alza, la conclusione, la prima rete del Dossobuono porta la firma di Ghilardi. Poi c'è il fallo in attacco, il cambio di possesso rischiato alla Iomi. Riparte quindi il Dossobuono con Mazzieri, poi Zanette, giro palla per la formazione di coach Roberto Escanziano Sanchez. Ghilardi, ancora Sofia Ghilardi prova la conclusione, Plusser c'è, riparte quindi la Iomi con Dalla Costa. Il servizio per Rita Trombetta che si butta nello spazio, il servizio ancora per il capitano Coppola che subisce fallo. Fallo di Zanette sul capitano Coppola, ci sono anche 2 minuti per la numero 17 del Dossobuono e il 7 metri per la Iomi Salerno. Sulla Gomez, numero 10 della Iomi, dalla linea di battuta contro Giorgia Moretti. Arriva ora il fischio del direttore di gara, parte la conclusione della rete di Sulla Gomez. Rete della numero 10, personale numero 2, numero 7 per la Iomi, 7-1.
Ancora ora il dorso buono che ci prova in attacco con Ampezzan, poi Ghilardi, giro palla della formazione guidata da coach Sanchez, la conclusione parata ancora da Prusser di Erika Losco. Riparte quindi il Iomi Salerno con Gomez che si butta nello spazio, il servizio ancora per la giocatrice della formazione salernitana. Non c'è stato il gol, c'era un'infrazione in attacco del capitano rilevata dalla coppia arbitrale, quindi non è gol questo. Riparte ora il dorso buono con Ghilardi. Giro palla della formazione veronese del dorso buono. Servizio sbagliato per Erika Lusco. Riparte il gol a piedi ancora Pina Napoletano che non sbaglia, la mette in fondo al sacco. Rete personale numero 3 di Pina Napoletano e numero 8 per l'Iomi. Tanto ancora un cambio nelle fila della formazione ospite del dorso buono. Entrata la numero 18 Irene Stefanelli al posto di Ampezzan. Stefanelli ora in possesso di palla, prova a servire Lusco, poi il servizio per Ghilardi. Ghilardi non c'è lo spazio, non c'è, quindi palla persa, riparte l'Iomi con Lauretti Matos in velocità. Lauretti Matos, la conclusione, la parata e poi nulla di fatto. Cambio di possesso, riparte quindi dorso buono in velocità con Erika Lusco che si alza, Prusser c'è e para. Riparte quindi l'Iomi con Dalla Costa, poi Prusser. Gomez. Pina Napoletano, numero 18, il possesso di palla ora per l'Iomi Salerno. Gomez. Giro palla per la formazione di coach Neven Rupez. Per scardinare la difesa del dorso buono, poi lo schema, il servizio per Dalla Costa, il fischio degli arbitri, fallo ravvisato in attacco, riparte in velocità Rizzardi per il dorso buono, Rizzardi realizza la rete numero 2 per la compagine ospite, numero 11 Lisa Rizzardi, 8-2 il punteggio. Rizzardi ha realizzato in contropiede dopo l'errore in attacco della Iomi, che ora può nuovamente attaccare con Lauretti Matos. Pina Napoletano, giro palla, lo schema. Gomez si alza, la conclusione, la rete di Sule Gomez. Poi in velocità riparte il dorso buono, il fallo su Zanette, il fischio degli arbitri è il 9 metri. Ancora possesso per le ospiti del dorso buono con Sofia Ghilardi, Stefanelli, il giro palla, lo schema. Stefanelli poi perde però la sfera e fa ripartire in contropiede ancora Dalla Costa, tutta sola Dalla Costa, Dalla Costa, la conclusione, la rete di Ilaria Dalla Costa. Rete numero 10 per l'Iomi, 10-2. Il punteggio contro il dorso buono dopo 15 minuti di gioco. Il dorso buono che ora ci prova in attacco con Sofia Ghilardi, la sua conclusione però si stampa sulla traversa. Riparte quindi l'Iomi con Prusser che serve Dalla Costa, poi Gomez che si butta nello spazio, serve Lauretti Matos, Pina Napoletano tutta sola, non sbaglia e la mette in fondo al sacco. Ancora una rete per l'Iomi, 11-2 per la formazione salernitana contro l'Olimpica Dorso Buono, che ora ci prova in attacco con Stefanelli che non aggancia, recupera però Mazzieri, poi Ghilardi. Ora lo schema della formazione ospite con Stefanelli, la finta, lo scarico, il fallo su Sofia Ghilardi, 9 metri, già battuto. Stefanelli ancora, lo schema, Ghilardi si buccia nello spazio, prova un servizio per Losco, c'è il fallo, il 9 metri, fallo su Erika Lusco.
Riparte quindi Dosso Buono, si alza il braccio degli arbitri e quindi è sotto passivo il Dosso Buono. Stefanelli ci prova ma subisce il fallo, Coron 9 metri. Sempre alto il braccio della coppia arbitrale Bocchieri Scavone, quindi passivo per Dosso Buono che ci prova con Ghilardi, la cui conclusione però si perde sulla traversa. Recupera però ancora Zanette per Dosso Buono, che serve Stefanelli. Stefanelli, la conclusione è fuori, quindi non cambia il punteggio e riparte la Iomi con Gomez, poi dalla corsa Lauretti Matos, servizio per Pino Napoletano che aggancia, poi ancora Lauretti Matos, la finta e la rete della numero 24 della formazione salernitana, 12-2. Ora ci prova la formazione ospite con Sofia Ghilardi, poi il servizio di Stefanelli, la conclusione, la rete della numero 18 del Dosso Buono, terza rete per il Dosso Buono, 12-3. Tanto cambio nelle fila della Iomi, fuori Lauretti Matos, dentro Valentina Landri, che ora ha girato il pallone per la compagna Gomez. Giro palla per la formazione di casa. Poi l'errore. Ancora riparte in contropiede Erika Lusco, che poi sbaglia, poi recupera ancora una volta la rete di Erika Lusco. Rete numero 4 per le ospiti, 12-4. Dall'altra parte ci riprova l'Iomi con Coppola, che non sbaglia il capitano. Dopo un primo errore della compagna Gomez, in velocità dall'altra parte ci prova con un pallo netto e realizza la numero 11 Lisa Rizzardi, 13-5. Cambiato ancora il punteggio, 13-5 in favore della Iomi quando mancano 12 minuti e 36 secondi alla fine del primo tempo. C'ha la Iomi e il Dosso Buono. Salerno che ora è in attacco con Valentina Landri, servizio per Coppola, poi ancora dalla costa Cito palla, Gomez, ancora Valentina Landri, servizio per Coppola che si gira e non sbaglia il capitano Antonella Coppola, ancora una rete e poi il 2 minuti per Sofia Ghilardi. 2 minuti per Sofia Ghilardi del Dosso Buono, quindi Dosso Buono che attaccherà ora con l'uomo in meno. Rizzardi per Erika Lusco, il giro palla, Stefanelli, ancora Lusco, poi giro palla per il Dosso Buono, Lusco si butta nello spazio, prova la conclusione ma viene fermata con un fallo, il fischio del direttore di gara è 9 metri, Stefanelli. Ancora Dosso Buono che prova a scardinare l'attenta difesa, poi commette un fallo in attacco e perde il possesso. Quindi riparte la Iomi con Dalla Costa. Tanto in campo anche Erika De Somma per la Iomi al posto del capitano Antonella Coppola. Iomi che in attacco con Valentina Landri, Gomez. Giro palla dalla costa, Pina Napoletano sull'ala, bisogna ricominciare. Ancora Gomez, servizio per De Somma che però commette infrazione in attacco, quindi nulla di fatto. Cambia di possesso e riparte Dosso Buono con Erika Lusco che serve poi Stefanelli, Mazzieri, poi Zanette, la formazione ospite ora si butta in attacco con la numero 55 Mazzieri, poi Stefanelli, ancora Mazzieri, servizio per Rizzardi, Stefanelli, Zanette, ancora giro palla per le ospiti, Rizzardi serve o prova a farlo Stefanelli ma sbaglia la misura del passaggio, quindi la sfera si perde out. Riparte la Iomi con Valentina Landri, Gomez, Gomez, un varco, una prateria davanti a Sule Gomez e Sule Gomez non perdona e mette a segno la rete numero 15 per la Iomi.
c'era una prateria davanti a sé e Gomez non si è lasciata pregare su due volte, ha messo alle spalle di Giorgia Moretti la rete numero 15 per l'Iomi. Quando mancano 10 minuti alla fine del primo tempo, Iomi avanti 15-5, mentre Dosso Buono manovra con Sofia Ghilardi, servizio ancora per Stefanelli, poi Zanette dall'ala ci prova ma sbaglia, la conclusione termina out, quindi riparte Monica Pruster per l'Iomi che serve Valentina Landri. Intanto è entrata anche la giovane numero 3 Carmela Stellato nelle fila della Iomi Salerno al posto di Pina Napoletano. Rientra anche Lauretti Matos al posto di Dalla Costa. Iomi in possesso con Landri, poi Lauretti Matos, Gomez, servizio per De Somma che però non aggancia, riparte in velocità la formazione ospite, poi il fallo in attacco commesso da Rizzardi, riparte ancora la Iomi con Lauretti Matos. Lauretti Matos si butta nello spazio, prova a servire De Somma che però viene fermata in qualche modo, quindi riparte ancora la formazione ospite, ci prova Zanette che realizza la rete della numero 17 Laura Zanette, rete numero 6 per il Dosso Buono. Tanto ora fuori la stessa Zanette dopo il gol, dentro il capitano Biondani per il Dosso Buono, maglia numero 5. Iomi in possesso, tanto dentro anche la numero 32 Martina De Ceucies, altro giovane prodotto del vivaio targato PDO. Tanto Lauretti Matos prova la conclusione ma Moretti le dice di no e respinge fuori, quindi cambio di possesso e riparte il Dosso Buono con Stefanelli che si alza, la conclusione, la rete di Stefanelli, seconda rete personale di Irene Stefanelli e rete numero 7 per il Dosso Buono, 15-7. Riparte ora la Iomi con Stellato, Valentina Landri, servizio per Rita Trombetta che non aggancia, perde la sfera, riparte in contropiede ancora Erika Lusco, servizio per Biondani che però poi non aggancia, quindi perde il possesso e la Iomi, però poi c'è coach Neven Rupez che corre ai ripari e chiama time out, ha visto in difficoltà un po' le sue ragazze in questo frangente, il tecnico della Iomi Salerno ha chiamato il time out a sua disposizione quando mancano 7 minuti e 14 secondi alla fine del primo tempo. Iomi PDO Salerno avanti 15-7 contro l'Olimpica Dosso Buono nel match qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, valevole per la sesta giornata di ritorno della Serie A femminile 2017-2018. Coach Neven Rupez che in questo frangente sta dando molto spazio alle giovani del vivaio della formazione cara al presidente Pisapia. In campo c'è la numero 32 Martina De Ceucies, poi c'è la numero 6 Erika De Somma, la numero 3 Carmela Stellato, quindi molte giovani in campo per la Iomi che ora riparte con Monica Pruster dopo il time out ordinato da coach Rupez. Rita Trombetta per De Ceucies, poi ancora il giro palla della compagine saletana Stellato, di lì non si passa, bisogna ricominciare con Valentina Landri, poi Lauretti Matos prova la conclusione che però viene murata, riparte in contropiede ancora il Dosso Buono, ancora Lusco, la conclusione, la rete numero 8 di Erika Lusco, rete numero 2 personale, numero 8 per il Dosso Buono, 15-8.
Iomi ora dall'altra parte del campo in avanti con Carmela Stellato, numero 3 della Iomi Salerno, poi Landri, Servette Tombetta, Cito palla per la formazione ospite, ancora una palla persa, un'infrazione in attacco, riparte ancora Dosso Buono con Erika Lusco sempre, Stefanelli, poi Ghilardi, trova la conclusione, poi ci ripensa. Ancora Mazzieri, lo schema, Rizzardi, Ghilardi, ancora Sofia Ghilardi, prova la conclusione, il palo le dice di no, poi il cambio di possesso, il fischio degli arbitri, quindi riparte la Iomi con Valentina Langi in velocità, Valentina Langi ha una prateria davanti a sé e non sbaglia, la numero 33 della Iomi Salerno. Partita in velocità, Valentina Landri tutta sola soletta e non ha sbagliato, mettendo in fondo al sacco la rete numero 16 per la Iomi. 16-8, quando mancano 5 minuti e 26 secondi alla fine del primo tempo, c'è il Dosso Buono in attacco con Sofia Ghilardi, che però serve sull'ala Rizzardi, di lì non si passa, Stefanelli, la finta, il fallo. Il fischio degli arbitri è il 9 metri, ancora possesso per Dosso Buono, Ghilardi poi non aggancia e quindi la sfera finisce out, riparte la Iomi con Martina De Ceucis, la conclusione, il fallo subito dalla numero 32, la giovanissima De Ceucis della Iomi Salerno, il 7 metri ordinato dai direttori di gara Bocchieri e Scavone. Dalla costa, dalla linea dei 7 metri contro Giorgia Moretti. Arriva il fischio degli arbitri, parte dalla costa, la conclusione, la traversa a dirla di no, poi pallone termina fuori senza aver varcato la linea, quindi nulla di fatto, poi il fallo su Erika Lusco, il giallo per Rita Trombetta. 9 metri per il Dosso Buono, che ci riprova in attacco ora con Martina Mazzieri, poi Stefanelli, giro palla, Sofia Ghilardi, Erika Lusco si butta nello spazio, di lì non si passa, il fischio degli arbitri, il fallo, il 9 metri, ancora Dosso Buono in possesso con Stefanelli, la conclusione alla rete di Stefanelli che realizza. E poi c'è anche il giallo per Dalla Costa, ha realizzato sotto fallo Irene Stefanelli, la rete numero 9 per la formazione ospite. Ora dall'altra parte prova in attacco la Iomi Salerno con Rita Trombetta, poi De Somma, lo schema, ancora Trombetta, si alza, la conclusione, la rete della numero 2 Rita Trombetta. Siamo già dall'altra parte del campo con Dosso Buono che ci prova con Mazzieri, servizio per Biondani, la conclusione, plus RC e para, riparte la Iomi con Rita Trombetta, servizio però è troppo lungo per Martina De Ceucis, numero 32 della compagine salernitana, quindi nulla di fatto, cambia di possesso, riparte Dosso Buono. Si gioca in velocità da una parte e dall'altra, ora prova un po' a rallentare i ritmi, Dosso Buono con Mazzieri, poi Stefanelli, Ghilardi, ancora Ghilardi, si alza, la conclusione, la rete di Sofia Ghilardi, seconda rete personale per Sofia Ghilardi, rete numero 10 per Dosso Buono, palla in attacco ora, fischiato a Trombetta. Quindi cambia di possesso, riparte in velocità la formazione ospite, poi l'errore sul servizio di Ghilardi che provava a servire Lusco, troppo lungo però il passaggio. Cambio ora nelle fila della Iomi Salerno, ordinato da coach Rupez, fuori Rita Trombetta, dentro Sule Gomez. Ora in possesso di palla che serve Valentina Landri. Quando mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, qui alla palestra caporale Maggiore Palumbo, c'è sempre la Iomi in possesso con Sule Gomez, poi Valentina Landri, lo schema, Gomez ancora serve Dalla Costa, c'è Dalla Costa che si alza, la conclusione però termina al lato,
Nulla di fatto, riparte quindi la formazione ospite con Sofia Ghilardi. Rossobuono ci prova ora con Stefanelli, poi Mazzieri, ancora Stefanelli, Ghilardi. La conclusione, il fischio degli arbitri, il fallo. 9 metri per le ospiti del Rossobuono. Mazzieri, Stefanelli, giro palla del Rossobuono con ancora Stefanelli che serve Erika Rusco, che però commette fallo in attacco, quindi fischio degli arbitri e cambio di possesso. Riparte la Iomi in velocità con Valentina Landri che tutta sola trova la conclusione ma colpisce il palo. Riparte quindi Rossobuono, ma il servizio per Biondani è troppo lungo, quindi sfera che termina out, rimessa per la Iomi. Quando mancano pochi secondi, circa 40 alla fine del primo tempo, Iomi avanti 17-10 contro Rossobuono. Dalla Costa, Landri chiama lo schema, poi Gomez, giro palla per la formazione di coach Rupez. Eccolo lo schema della Iomi con la numero 33, Valentina Landri, che prova la conclusione che però termina al lato, quindi nulla di fatto, bisogna ricominciare. Possesso per il Rossobuono, mancano pochi secondi, 5 alla fine del primo tempo, la conclusione di Stefanelli, Murata, poi suona la campana, finisce il primo tempo. Iomi Salerno 17, Rossobuono 10, finisce qui il primo tempo, a risentirci per i secondi 30 minuti di gioco. Squadre nuovamente in campo per i secondi 30 minuti di gioco qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Di fronte ci sono, lo ricordiamo, la Iomi, PDO Salerno e l'Olimpica Rossobuono. Primo tempo che si è chiuso con la Iomi Salerno avanti con il risultato di 17-10. Tutto è pronto per dare quindi inizio ai 30 minuti di gioco del secondo tempo. Partite in questo istante, possesso per la Iomi Salerno con Dalla Costa. Il giro palla, Napoletano, ancora Iomi in possesso, Loretti Matos, lo schema, il servizio per Capitan Coppola, poi Pina Napoletano che la mette in fondo al sacco e non sbaglia, realizzando la quinta rete personale, rete numero 18 per la Iomi. Poi il fischio degli arbitri dall'altra parte per un fallo e quindi il 9 metri per il Rossobuono, che può manovrare in avanti con la numero 18 Stefanelli. Poi Mazzieri, giro palla, Ghilardi, servizio dentro per Erika Losco, fermata con un fallo, 9 metri. Riparte ancora Rossobuono, ancora Ghilardi, prova la conclusione, la finta, poi il servizio per la compagna Stefanelli che prova la conclusione, che però finisce out, quindi nulla di fatto. Riparte la Iomi con Dalla Costa, poi Gomez, ancora Lauretti Matos, giro palla per la compagine di casa, Gomez, Lauretti Matos, lo spazio, la conclusione, la parata di Giorgia Moretti. Riparte Rossobuono con Sofia Ghilardi, poi Stefanelli, Mazzieri, di lì non si passa, bisogna ricominciare, quindi Ghilardi, ancora Mazzieri, Biondani sull'ala, servizio per Losco nel ruolo di pivot, ed Erika Losco non sbaglia realizzando la rete numero 3 personale, numero 11 per il Rossobuono. Dall'altra parte Gomez però non sbaglia neanche lei, realizzando la rete numero 5 personale, numero 19 per la Iomi Salerno, 19-11. Ora Rossobuono in attacco con la numero 18 Stefanelli,
Ancora Stefanelli, prova a servire Ghilardi che in qualche modo recupera la sfera. Poi servizio per Mazzieri. Giro palla. Ancora Ghilardi, la conclusione è murata. Poi il pallone tocca il soffitto del Pallapalumbo e quindi rimessa ancora per le ospiti del Dosso Buono con la numero 10 Alessia De Marchi. Poi Biondani, Mazzieri, giro palla, Ghilardi si alza, poi subisce fallo. 9 metri. Ancora Dosso Buono che è sotto passivo anche, si alza il braccio degli arbitri, ci prova Ghilardi che la mette in fondo al sacco. Rete di Ghilardi per la formazione ospite. Dall'altra parte intanto Raiomi ci prova con Lauretti Matos che però non aggancia, quindi nulla di fatto, riparte Dosso Buono in velocità, servizio per Stefanelli, poi prova a servire la numero 5 Alice Biondani, il capitano del Dosso Buono che però sbaglia. Ancora fuori nella Iomi Gomez, dentro Rita Trombetta. Intanto giro palla per la Iomi Salerno con Dalla Costa, poi Lauretti Matos. Ancora servizio per Napoletano sull'ala. Napoletano non sbaglia, la mette in fondo al sacco. Ed è numero 6 di Pina Napoletano, numero 20 per la compagine di casa. Intanto dall'altra parte ci prova Mazzieri e la mette in fondo al sacco. Prima rete personale di Mazzieri, rete numero 13 per la formazione del Dosso Buono. 20-13. Dopo 5 minuti di gioco del secondo tempo, c'è la Iomi e il Dosso Buono. Iomi ora in possesso con Dalla Costa, poi Lauretti Matos, il giro palla. Ancora lo schema, Valentina Landri si butta nello spazio, servizio sull'ala per Rita Trombetta che però prova la conclusione che termina alta. Nulla di fatto, riparte Dosso Buono con Ghilardi, fermata con un fallo, 9 metri. Ancora possesso Dosso Buono. Stefanelli, giro palla, Biondani, servizio dentro per Erika Lusco che realizza la quarta rete personale e la rete numero 14 per il Dosso Buono, 20-14, riparte ora la Iomi con Rita Trombetta, Dalla Costa, servizio per Lauretti Matos, giro palla della Iomi, lo schema, Landri però non aggancia, poi in qualche modo recupera la sfera, serve Lauretti Matos, ancora Valentina Landri, si butta nello spazio, il servizio per Coppola, il fallo in attacco del capitano e quindi il fischio degli arbitri, il cambio di possesso, la conclusione, poi parata da Ferrari. Ci ha provato il Dosso Buono a sorprendere Elisa Ferrari, dall'altra parte però ci prova ancora un fallo in attacco fischiato a Lauretti Matos, riparte quindi ancora Dosso Buono in velocità, servizio per la numero 10 che è Alessia De Marchi che realizza il primo gol personale, il gol numero 15 per il Dosso Buono, 20-15, fuori ora in casa Iomi Rita Trombetta, dentro Sule Gomez, 20-15 dopo 7 minuti del secondo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra Iomi e Dosso Buono. Iomi ora in possesso che manovra con Pina Napoletano, subisce fallo, il fischio degli arbitri il 9 metri. Landri, Dalla Costa, la servizio dentro ancora Dalla Costa, la conclusione è parata da Giorgia Moretti, riparte quindi ancora Dosso Buono con Martina Mazzieri, poi Stefanelli, Mazzieri ancora, la conclusione, il fischio degli arbitri, il fallo in attacco, cambio di possesso, riparte la Iomi
servizio di Ferrari per Coppola che tutta sola non sbaglia, il capitano realizza la rete numero 21 per Raiomi, 21-15, la rete del capitano Antonella Coppola, servita in contropiede dal portiere Ferrari. Dall'altra parte ora ci prova il Rosso Buono con giropalla, Mazzieri, lo schema, Stefanelli, poi Ghilardi, si alza la conclusione alla rete di Sofia Ghilardi, ed è numero 4 di Sofia Ghilardi. Dall'altra parte ora ci riprova l'Aiomi con Gomez, poi Dalla Cossa, giropalla ora per l'Aiomi, Pina Napoletano, Loretti Matos, Landi richiama lo schema, Gomez, ancora giropalla per la formazione di coach Neven Rupez, eccolo lo schema, Loretti Matos si butta nello spazio, subisce il fallo, fischio degli arbitri, il 9 metri, fallo subito da Loretti Matos, 9 metri per l'Aiomi che ci riprova, la finta di Landry che poi serve dalla Costa, il fallo, fischio degli arbitri, il 9 metri, ancora possesso Aiomi con Gomez, poi Coppola e Dalla Costa che si alza, la conclusione è parata da Giorgia Moretti, riparte in velocità ancora la formazione ospite, il pallonetto, il fallo commesso da Valentina Landry sulla numero 10 Alessia De Marchi, 2 minuti per Valentina Landry e 7 metri per Dosso Buono. Mazzieri va dalla linea dei 7 metri contro Elisa Ferrari, tutto pronto per il 7 metri, parte Mazzieri e realizza la rete, Martina Mazzieri, seconda rete personale per Martina Mazzieri, rete numero 17 per Dosso Buono. Tanto fuori Ferrari, dentro Rita Trombetta per l'uomo in più di movimento ordinato da coach Neven Rupez. Sfrutta tutti gli uomini di movimento, così il tecnico della formazione salernitana, tirando fuori il estremo difensore Elisa Ferrari. Servizio ora per Pina Napoletano sull'ala. Il fallo subito dalla numero 18 dell'Aiomi, il fischio degli arbitri, il 9 metri. Ancora Aiomi in possesso, Loretti Matos, Dalla Costa, la conclusione, la parata, poi ancora il capitano Coppola che recupera e non sbaglia, la mette in fondo al sacco per la quinta rete personale, rete numero 22 invece per l'Aiomi. Dall'altra parte De Marchi, serve Ghilardi che viene mutata, quindi riparte ancora l'Aiomi, servizio di Ferrari per Coppola però è troppo lungo, capitano non può agganciare, quindi la sfera si perde fuori, riparte ora Stefanelli per il Dosso Buono, Biondani, Mazzieri, ancora Stefanelli, giro palla per la formazione ospite, poi il fallo subito da Erika Lusco, quindi il fischio dei direttori di gara che sono Bocchieri e Scavone, il 9 metri per il Dosso Buono, che ora ci prova con De Marchi, ma il fallo in attacco, fischiato alla numero 10 del Dosso Buono, quindi il cambio di possesso, la sfera era finita out, quindi riparte l'Aiomi, nuovamente fuori il portiere Ferrari, dentro l'uomo in più di movimento, in casa Aiomi Salerno, rientra poi anche Valentina Lange che ha finito la sospensione temporanea di 2 minuti, fuori anche Dalla Costa, in casa Aiomi, dentro Trombetta. Pina Napoletano ora ci prova, subisce il fallo. Fallo commesso da Biondani. Capitano numero 5 del Dosso Buono ha commesso fallo sulla numero 18 della Aiomi Salerno, Pina Napoletano. Intanto Loretti Matos manovra, poi sbaglia il servizio per Landry, quindi cambia di possesso, riparte il Dosso Buono che realizza con Martina Mazzieri.
La terza rete personale di Mazzieri, rete numero 18 per Rosso Buono. Tanto Gomez dall'altra parte non sbaglia, sesta rete personale di Gomez, rete numero 23 per Laiomi, 23-18 per la formazione di casa. Punteggio qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Rosso Buono ora manovra con Stefanelli, poi Ghilardi, la finta, servizio ancora per Stefanelli, sull'ala per Biondani, di lì non si passa, bisogna ricominciare, poi ci prova ancora Stefanelli, ma Ferrari c'è, servizio ancora per Antonella Coppola che non sbaglia e la mette in fondo al sacco. In uscita disperata aveva provato Moretti a fermare il lancio di Ferrari per il capitano Coppola, ma non ci è riuscita, quindi a porta praticamente sguarnita il capitano Antonella Coppola l'ha messa dentro e ha realizzato il gol numero 24 per la squadra di coach Neven Rupez. L'altra parte ora ci prova il Rosso Buono con Zanette, poi Ghilardi si alza e realizza la rete personale numero 5 di Sofia Ghilardi e numero 19 per Rosso Buono, 24-19. Ora è Laiomi in possesso con Valentina Landri, poi Gomez, Landri ancora, Lauretti Matos, Pina Napoletano, ancora Valentina Landri, si butta nello spazio e realizza la rete personale numero 2 e numero 25 per la squadra di casa. Dall'altra parte non sbaglia neanche De Marchi, che realizza la seconda rete personale, la rete numero 20 per le ospiti, 25-20. Io mi ora in possesso quando siamo giunti al quindicesimo del secondo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. 25-20 il punteggio, sbaglia poi Lauretti Matos permettendo Losco di ripartire in contropiede, Losco tutta sola, Ferrari però c'è e para, quindi riparte Laiomi con Pina Napoletano, il palo a dirle di no, ma c'è il fallo, il fischio degli arbitri, fallo commesso da numero 18 Stefanelli, quindi il fallo di Stefanelli. E il 7 mezzo ordinato dalla coppia arbitrale Bocchieri Scavone. Dalla linea dei 7 metri ci va sulle Gomez contro Giorgia Moretti, parte Gomez che sbaglia, poi ancora però Gomez sulla ribattuta la mette in fondo al sacco, realizzando il gol numero 7 personale, numero 26 per la formazione di casa, 26-20. Questo secondo tempo si è letteralmente risvegliato il Rosso Buono, che si è rifatto sotto, ora è a meno 6, 26-20, lo ricordiamo il punteggio. Però dopo una partenza ad handicap nel primo tempo la squadra di coach Scanziano Sanchez si è rifatta molto sotto e ha ripreso a giocare. Intanto un colpo alla testa subito, se non andiamo errati, da Biondani. Quindi gioco fermo per permettere i soccorsi alla numero 5 Alice Biondani, capitano della formazione del Rosso Buono. Subito un colpo al capo la numero 5 del Rosso Buono, che ora ha lasciato il campo. Riparte ora il Rosso Buono con il numero 18 Stefanelli, poi Ghilardi, ci do palla con la Stefanelli, Mazzieri, con la Mazzieri serve, prova a farlo una compagna, poi cambia idea, serve dall'altro lato il numero 18 Stefanelli che commette fallo in attacco, quindi fischio degli arbitri e cambio di possesso. Riparte Lauretti Matos in velocità per le Salernitane, Gomez subisce ancora un fallo,
Ancora un 9 metri. Fallo su Gomez. Tanto fuori Lauretti Matos, dentro Rita Trombetta. Dalla Costa, Landry che è rientrata. Ciro palla. Capitan Coppola, il fallo ancora di Stefanelli che si becca ora il 2 minuti. Ha spinto il capitano Coppola, la numero 18 Stefanelli, e quindi il fischio degli arbitri, il 9 metri, il 2 minuti per la 18 del Rossobuono. Ancora possesso della Iomi Salerno con Valentina Landry. Dalla Costa, fino a Napoletano sull'ala, poi ancora Dalla Costa, lo schema, Valentina Landry, Gomez, Dalla Costa, servizio sull'ala ancora per Pina Napoletano che tutta sola non sbaglia dall'ala e la mette in fondo al sacco. Settima rete personale per la numero 18 della Iomi Salerno e gol numero 27 per le salernitane, 27-20. E coach Roberto Escanziano Sanchez corre ai ripari chiamando time out a sua disposizione. Ha visto in questo frangente in difficoltà la propria squadra il tecnico del Rossobuono e del corso dei ripari chiamando il time out. Rossobuono che è rientrato in campo nel secondo tempo letteralmente trasformato e ha avvicinato notevolmente la Iomi Salerno, poi però pian piano la Iomi è riuscita a realizzare quei gol che le permettono ora di essere ad un margine di più 7. Infatti il punteggio recita 27-20 per Capitan Coppola e compagne quando mancano 12 minuti e 46 secondi alla fine del match. Sono già rientrate sul 40-20 della palestra caporale Maggiore Palumbo le giocatrici della Iomi. Si attende ora l'ingresso in campo che avviene in questo istante delle ragazze del Rossobuono. Possesso è per le ospiti che proveranno ad imbastire un'azione d'attacco con Sofia Ghilardi che serve De Marchi. Poi il giro palla per Mazzieri, Erika Lusco, ancora giro palla per Rossobuono con Martina Mazzieri che serve Lusco. Lusco c'ha un varco, Zanette dall'ala ma Ferrari le dice di no e para, quindi rimessa per la Iomi che serve Valentina Landry. Dalla Costa, Dalla Costa c'ha spazio e non si lascia pregare su due volte, la numero 4 Ilaria Dalla Costa realizza il gol personale numero 2, il gol numero 28 per le padrone di casa della Iomi Salerno, 28-20. Con Rossobuono che manovra in avanti con Mazzieri, Lusco ritorna sui suoi passi, il fallo subito da Erika Lusco, il fisico degli arbitri il 9 metri, Mazzieri. Il fallo fischiato in attacco a Martina Mazzieri dalla coppia arbitrale, riparte quindi la Iomi con Dalla Costa. Dalla Costa per Pina Napoletano che dall'ala non sbaglia ancora una volta la rete numero 8 personale di Pina Napoletano e numero 29 per la Iomi Salerno, 29-20. Tanto rientra Stefanelli nelle fila del Rossobuono. Maglia numero 18, ora in possesso della sfera che serve Mazzieri. Poi ancora il fallo subito da Stefanelli, il fischio dei direttori di gara Bocchieri e Scavone, il 9 metri, ancora possesso per Rossobuono. Mazzieri, servizio per Zanette sull'ala, la conclusione, ancora una parata di Elisa Ferrari, quindi ancora un nulla di fatto, riparte Gomez, servita dal portiere Elisa Ferrari, poi ancora Dalla Costa, si butta nello spazio, si alza, la conclusione, la rete di Ilaria Dalla Costa, rete numero 3 personale, numero 30 per le salernitane. Tanto poi un errore in attacco
per Rosso Buono. De Marchi non aveva agganciato, riparte quindi dalla costa per la Iomica, serve Pina Napoletano, poi dalla costa ancora Valentina Landri, chiama lo schema e predica calma. Quando mancano 10 minuti alla fine del match, Iomi sul più 10, 30-20 contro il Rosso Buono nel match della sesta di ritorno della Serie A femminile 2017-2018. Poi Valentina Landri trova un varco, vi si butta dentro e realizza la rete personale numero 3 e numero 31 per la Iomi Salerno, che vola sul più 11. Poi dall'altra parte c'è il tiro di De Marchi che viene murato da Gomez, quindi la rimessa dalla linea d'angolo è ancora per il Rosso Buono con Stefanelli, Ghilardi, Stefanelli ancora, Mazzieri, Ciro Palla, ancora Ghilardi, subisce fallo, fischio degli arbitri, 9 metri per il Rosso Buono, Mazzieri, ancora Ciro Palla per Rosso Buono, guidato ricordiamo da coach Scanziano Sanchez, poi ci prova la numero 18 Stefanelli, ma Ferrari le dice ancora una volta di no con un intervento, e quindi poi prova il servizio Gomez per Rita Trombetta, ma sulla linea di passaggio ci sono le mani di De Marchi che mette la sfera in out, quindi rimessa già effettuata dalla Iomi, che ora manovra con Valentina Landri nel ruolo di centrale. Servizio per Gomez, ancora Landri, dalla costa, Pina Napoletano sull'ala, e Pina Napoletano ancora non sbaglia, rete numero 9 di Pina Napoletano, numero 32 per la Iomi. Tanto ora De Marchi non aggancia il servizio della compagna, quindi ancora spera che si perde out, e riparte la Iomi con Gomez, poi Valentina Landri, dalla costa si alza la conclusione parata da Moretti, il fallo fischiato il 7 metri. Tanto dentro ora la giovane Fabbo al posto di Sule Gomez, Fabbo che va anche dalla linea dei 7 metri contro Giorgia Moretti. Tutto è pronto, parte Fabbo, parato però il tiro da Moretti, nulla di fatto, riparte Rosso Buono con Zanette, poi Stefanelli che si alza, la conclusione, la rete della numero 18 Stefanelli, rete numero 4 personale, numero 21 per Rosso Buono, rete che è stata realizzata da Stefanelli. Ora la Iomi in attacco con Gomez, Landri chiama lo schema, serve dalla costa, Giro Palla ancora per le salernitane, si butta nello spazio il servizio per Napoletano sull'ala, di lì non si passa però, poi il fallo fischiato dai direttori di gara su Pina Napoletano, il 9 metri, dalla costa Landri, ancora Gomez che è rientrata, si butta nello spazio e non sbaglia Sule Gomez, rete numero 8 per Sule Gomez, numero 32 per 33, chiedo scusa, per la Iomi. Poi dall'altra parte Zanette non sbaglia e realizza il gol anche per il Rosso Buono, gol che è il numero 22 del Rosso Buono, 33-22, quando mancano 6 minuti e 30 secondi alla fine del match qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Ancora Gomez si alza e realizza anche lei il gol personale numero 9 per la Iomi. Ora dall'altra parte ci prova Rosso Buono con Erika Lusco che realizza gol di Erika Lusco, e poi il 2 minuti anche per il capitano Antonella Coppola, rete numero 23 per la formazione ospite del Rosso Buono, 34-23 dovrebbe essere il punteggio. Cioè, ora viene aggiornato il punteggio sul tabellone, 34-23 per la Iomi Salerno, che ora manovra con Ilaria Dalla Costa, poi Valentina Landri nel ruolo di centrale, sulla Gomez, Giro Palla delle salernitane di coach Neven Rupez, ancora lo schema, Dalla Costa si butta nello spazio, Moretti però para e sbaglia, quindi
riparte in velocità Zanetti, che però a porta vuota non realizza. Era fuori il portiere Ferrari per permettere di sfruttare l'uomo in più di movimento in Casaiomi, però Zanette ha sbagliato a porta vuota, quindi non cambia il punteggio, ancora 34-23. Coach Neven Rupez corre ai ripari chiamando il time out a sua disposizione quando mancano 5 minuti e 19 secondi al termine dell'incontro qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra Naomi Pidio Salerno ed il Dosso Buono. Il risultato vede avanti Capitan Coppola e compagne con il punteggio di 34-23. Coach Rupez però ha chiamato il time out a sua disposizione per parlare un po' con le sue atlete e mettere un po' a posto le cose. Naomi che comunque è sul più 11, 34-23, lo ricordiamo ancora una volta in favore del Capitan Coppola e compagne, coach il Dosso Buono. Il risultato in questo match valido per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A femminile 2017-2018. Tutto è pronto per riprendere il gioco dopo il time out. Le squadre fanno ritorno sul 40-20. Possesso è per Naomi. Pina Napoletano darà il via all'azione d'attacco delle salernitane dalla costa. Gomez, Landri, palla dalla costa, giro palla, Landri lo schema per Gomez, poi dalla costa servizio per Pina Napoletano sull'ala, la conclusione, la rete numero 10 di Pina Napoletano. Il numero 35 per Naomi. Dall'altra parte ci prova da Dosso Buono con Appezzan, poi Ghilardi, De Marchi sull'ala, di lì non si passa, il fallo di Valentina Langi su De Marchi, 9 metri. Appezzan ancora per Dosso Buono, serve Ricalusco, ancora Appezzan si butta nello spazio, prova la conclusione ma c'è un fischio degli arbitri che hanno ravvisato una spinta di Dalla Costa su Ampezzano, quindi 7 metri per il Dosso Buono. Alla linea dei 7 metri ci va la numero 55 Martina Mazzieri contro Elisa Ferrari. Tutto è pronto per il 7 metri, parte Mazzieri, la conclusione, Ferrari ancora una volta le dice di no con un intervento di piede. Quindi nulla di fatto, riparte Naomi, ora fuori Ferrari perché poi rientra, quindi è rientrata anche l'uomo che era stato sospeso per 2 minuti in casa Naomi Salerno. Parità numerica ora con Naomi che manovra con Sule Gomez, poi Valentina Landri, dalla costa, Pina Napoletano sull'ala. Poi ancora Landri nel ruolo di centrale, serve Gomez, Gomez vede un varco, ci butta dentro, serve il capitano Coppola che non aggancia, riparte ancora Dosso Buono che però sbaglia, riprova ora Naomi con Pina Napoletano che realizza ancora, rete numero 11 di un'indemoniata Pina Napoletano quest'oggi, e rete numero 36 per la Naomi Salerno. Pia Napoletano numero 18, letteralmente indemoniata quest'oggi, ha realizzato ben 11 reti personali per la formazione di casa. Ora ci prova Ampezzan per il Dosso Buono ed Ampezzan la mette alle spalle di Elisa Ferrari, prima rete personale per Elisa Ampezzan, gol numero 24 per le ospiti del Dosso Buono di coach Sanchez, quindi 36-24 con la Naomi che ora ci prova, sbaglia. Poi il fallo in attacco fischiato questa volta Pina Napoletano dopo l'errore di Gomez, quindi cambio di possesso.
Mancano ora 2 minuti e 25 secondi alla fine del match tra la Romi Salerno e il Rossobuono. Riparte proprio la formazione guidata da Roberto Escanziano Sanchez con Apezzan che serve Stefanelli che chiama lo schema. Poi Apezzan ancora, giro palla, De Marchi, servizio per Ghilardi, la finta, il servizio poi per Zanette sull'ala, di lì non si passa, bisogna ricominciare. Ghilardi prova una conclusione che però termina fuori, quindi riparte l'Aiomi, Coppola lanciata alla perfezione da Elisa Ferrari, subisce però fallo, quindi il fischio degli arbitri è di 9 metri, ancora possesso per l'Aiomi con Valentina Landri, dalla costa, Pia Napoletano, giro palla dell'Aiomi di coach Neven Rupez. Tanto fuori Ghilardi per la compagine ospite, poi Valentina Landri trova un varco, vi si butta dentro e realizza la quarta rete personale ed è numero 37 per il Romi Salerno. Poi dall'altra parte Rossobuono sbaglia, non aggancia Ampezzan il servizio della compagna, quindi spera che si perde fuori. Ora cambio nelle fila dell'Aiomi, fuori l'area della corsa, dentro la giovane Giulia Fabbo, maglia numero 23. Valentina Langi manovra per le Salernitane, serve Lauretti Matos sull'ala, per Gomez, ancora Lauretti Matos, giro palla, Fabbo ora. Valentina Langi, Gomez, lo schema, servizio per Capitano Coppola che però sbaglia, riparte in contropiede, poi fallo in attacco, fischiato all'Aiomi, quindi riparte Rossobuono con Erika Lusco in contropiede, Erika Lusco, il fallo subito dalla numero 3, Erika Lusco, commesso da Giulia Fabbo, quindi in 9 metri, quando mancano pochi secondi, 20 per la precisione alla fine del match, c'è Rossobuono in attacco con Martina Mazzieri, Stefanelli, poi Ampezzan. Ancora fallo in attacco, fischiato, riparte l'Aiomi con Coppola che aggancia in qualche modo, però commette anche un fallo in attacco, quindi ancora un cambio di possesso, riparte ancora Rossobuono, ancora un fallo, poi arriva il fischio finale della sirena, si chiude qui l'incontro tra Romi Salerno e Rossobuono, 37 a 24 il risultato finale in favore di Capitan Coppola e compagne. Ma vediamo un po' cosa è successo, c'è un problema, bisogna forse, sì, c'è il tiro franco per il Rossobuono, c'era stato giustamente il fischio del direttore di gara, quindi c'è il tiro franco per Rossobuono. Mazzieri però lascia cadere sportivamente il pallone, si chiude quindi qui il match 37 a 24 per Capitan Coppola e compagne. Contro Rossobuono, da Alessandro Luciani è tutto, appuntamento alle prossime gare interne della Romi PTO Salerno.